esagerare, lui davvero non capisce un cazzo. Oh, lui chi? Lui Marco. No, lui te. Lui io. Ma qua quello scarso che... Scusate, no, cioè, due cose vi dico. La parmigiana del 27 ottobre, il ragù del 27 gennaio. Non c'è storia, ragazzi, sono numero uno. Sicuro che mi tradisce. Sì, ma questa volta ti faccio vedere io, ok? Senti, Lu, io mi devo fare la doccia. Però, se vuoi, ti spiego la teoria del compasso. Vabbè, vaffanculo, allora, te e il tuo compasso. Davide, chi è il migliore? Ma, il migliore non è chi vince. L'Erasmus intanto è chiusa, almeno se sto con una ragazza mi deve capire. Detto ciò, domani vado dall'aspetti e vedo se riesco a finire la laurea mia alla fine dell'anno. E all'editore dico sti cazzi, se non vuole i fumetti, non glieli faccio. Sì, Heinz, vai, polizai. E comunque ho risaputo che qui io cucino meglio di chiunque altro. Ho un esame artistico il prossimo mese. Non so neanche invitarmi. Aiutami. E non dirò a Peppe che oltre che di Marta ti occupi con la sua pasta e di Veronica 83. Peppe, stai per ricevere una di quelle bastonate che te le ricordi. Io non ho capito, ma mi stai sfidando? A fare la lasagna come la fa mia madre. E che me ne frega della lasagna di tua madre? Effettivamente io non... No, io rigettare non ce l'ho. Lo dovresti cercare, Peppe.